che si chiama Scrimus, che è appunto software libero, potete scaricare tranquillamente, c'è una comunità online eccetera eccetera, che serve per l'impaginazione. Ora voi avete fatto Illustrator, giusto? Sì. Quindi fanno anche volantini, cose del genere, un Illustrator. Allora, Illustrator è un programma per la grafica vettoriale, cioè che non sarebbe però lo strumento perfetto per fare impaginazione e creare grafica, perché i programmi con cui si creano prodotti poi per essere stampati sono dei programmi particolari per l'impaginazione, programmi di desktop publishing. Ad esempio il programma dell'Adobe si chiama InDesign, non so se l'avete mai sentito. In quinta addirittura, ok. In pratica che cosa fanno questi programmi? Servono per creare dei documenti che sono un po' un contenitore di tanti elementi che servono appunto all'interno di una qualsiasi pubblicazione grafica, nel senso, se io faccio un volantino, dentro questo volantino ci avrò una serie di elementi che provengono da tanto nature diverse, ad esempio ci sarà del testo. Sicuramente ci sarà del testo, poi ci saranno delle grafiche cosiddette. Ci saranno delle grafiche cosiddette raster, lo sapete tutti la differenza tra grafiche raster e grafiche vettoriali? No. No? In pratica la differenza è questa. Le grafiche raster sono tutte quelle immagini che sono composte da una griglia di pixel, quelle che voi andate a modificare in Photoshop. Le immagini raster, tipo ad esempio le foto, hanno la particolarità che se voi le ingrandite, se voi prendete una foto e la ingrandite molto, si vedono quadratoni, si vedono i pixel, proprio perché sono composte da questa griglia di pixel, infatti la parola raster in inglese significa griglia. Poi ci sono le immagini vettoriali, che sono quando voi usate Illustrator per fare un logo, per fare disegnini, eccetera. Le grafiche vettoriali, voi sapete che sono molto meno dettagliate rispetto a una foto, ovviamente. C'hanno pochi colori, sono però molto ben definite perché non sono descritte da una griglia di pixel, ma sono descritte da delle formule matematiche, da dei vettori. Infatti le grafiche vettoriali hanno la capacità che voi le potete ingrandire quanto vi pare e saranno sempre comunque alla definizione, una buona definizione, non è che sgranano mai. Peraltro c'è una particolarità che, non so se ve l'hanno detto, le immagini raster, quelle che voi fate con Photoshop, se voi le andate a stampare, sia dal fotografo che in tipografia, ci devono avere una risoluzione di 300 punti. Più di quello le macchine da stampa non riescono a stampare. Le grafiche vettoriali, invece, se voi le portate in tipografia, le stampanti ve le stampano alla massima risoluzione che possono, quindi in genere 1200 dpi, se non di più. Quindi sicuramente le grafiche vettoriali sono più definite, risulteranno alla stampa più definite rispetto a una foto delle immagini raster. Peraltro anche tutto il testo viene gestito in vettoriale. Non so se ci avete mai fatto caso, se prendete un libro che c'ha anche delle immagini, il testo in genere è molto più definito rispetto alle immagini e le foto che ci possono essere. Non so se ci avete mai fatto caso, è molto più nero, contorni più nitidi, proprio perché anche il testo è gestito in vettoriale. Quindi tutti questi elementi stanno nei nostri prodotti che poi andiamo a stampare, quindi testo, grafica raster, quindi immagini, grafica vettoriale, loghi e grafica semplice. Stanno tutti dentro i nostri impaginati e ci vogliono questi programmi di desktop publishing, di impaginazione, che servono appunto per poter portare tutti questi elementi insieme, di disporli nella maniera che noi vogliamo e poi, soprattutto, è importante il lavoro della preparazione alla stampa, cioè io devo, il grafico, poi non so se lo faranno nel programma, deve preparare il file con una serie di impostazioni in modo che gli venga stampato il suo prodotto così come vuole lui. Questa è una fase che viene dopo la creazione grafica in sé per sé, però è importantissima perché bisogna controllare ogni elemento in modo che venga stampato come si vuole noi.
E questa è la parte quando noi andiamo a salvare il nostro file della stampa. In genere oggi il formato più utilizzato è il PDF, non so se l'avete mai sentito, sicuramente sì. La creazione del PDF in un programma di impaginazione è ancora più complessa rispetto a quella che ci può avere Illustrator o ci può avere Photoshop, perché ci sono una miriade proprio di settaggi che noi dobbiamo, anche un pochino particolari, molto tecnici, che vanno conosciuti al fine di creare un file PostScript, si chiama, che sia adatto al tipo di stampa che vogliamo, anche perché poi a seconda del tipo di stampa, dei supporti su quale vogliamo stampare, sulla carta, su grande formato, quindi pannelli grandi, banner eccetera, piccolo formato, volantini, cioè a seconda di quello che io voglio stampare, su quale supporto voglio stampare, dimensioni eccetera, io devo averci una serie di settaggi da poter cambiare, e questo in questi programmi c'è sicuramente. I programmi più importanti per fare questa impaginazione sono sicuramente Quark Express, non so se l'avete mai sentito, poi c'è InDesign dell'Adobe, e poi c'è il software libero, questo Scribus, che è un programma molto completo che praticamente fa tutto quello che fa InDesign, nel senso uno con Scribus ci può lavorare tranquillamente e fare dei lavori professionali adatti per la stampa. Scribus si può scaricare tranquillamente dal sito, ora non mi ricordo a memoria come è il sito, ma insomma basta andare su Google, cercate Scribus e lo trovate. Lo potete installare tranquillamente anche su Windows, quindi ve lo consiglio anche per provarlo a casa. Ve lo faccio vedere. Allora, dunque, eccolo qua, allora questo è il logo principale. Dunque, tutte le volte che io apro un programma di impaginazione, all'inizio gli devo dire quale documento, che tipo di documento voglio andare a creare. E in genere mi vengono dati anche una serie di aiuti a seconda appunto di quello che voglio, del tipo di stampa, del tipo di prodotto stampato che voglio realizzare. Ad esempio, se uno vuole fare un flyer normale, un volantino a pagina singola, può fare la pagina singola. Se uno vuole fare un libro, un fascicolo eccetera, che ha due facciate, il programma ci mette a disposizione già la possibilità di crearci due documenti a doppia facciata, uno accanto all'altro, in modo che io sono facilitata nella disposizione degli elementi in vista di questo. Poi addirittura i pieghevoli, ora queste opzioni qui io sinceramente non le uso mai, perché poi gestisco male le pagine. In genere, se devo fare un pieghevole a tre ante o quattro ante, uso la pagina singola e poi me la divido a mano con le guide. Quindi scelgo la dimensione, posso scegliere la dimensione della carta, che lo posso fare, c'ho ovviamente una miriade di formati diversi, ma c'ho anche la possibilità di mettere un formato personalizzato. Ora qui su Scribus bisogna dirgli di ragionare in centimetri, perché altrimenti mi mette tutto in punti. Poi un'altra cosa che il programma di impaginazione mi chiede prima di cominciare è i cosiddetti margini, esatto. I margini, dipende. I margini sono lo spazio che io ho tra lo scritto e il bordo del documento, ce l'avete anche su Word, ma a maggior ragione nei programmi di impaginazione, perché tutte le mie grafiche in genere le devo far rientrare all'interno di questi margini, in modo che poi il mio prodotto stampato non abbia tutti gli elementi troppo vicini al bordo. Quindi a seconda di quello che voglio andare a creare, gli imposto un margine diverso. Per intenderti, se io voglio fare un flyer in A4, posso mettergli un margine di un centimetro e mezzo.
se devo fare un manifesto 70-100, ovviamente un centimetro è un po' troppo poco, gli metterò 3 centimetri o 5 centimetri. Quindi il margine dipende da quello che devo andare a creare. E da qui glielo posso impostare, che ne so, facciamo un A4, va bene anche questo che mi propone qui, che sarebbe tipo, mettiamo 1,5. E poi, ci ho sempre la catenina che mi serve per, il simbolo della catenina ce l'avete sempre anche in Photoshop, serve per mantenere le proporzioni. Quindi lo posso usare per impostare automaticamente tutti i margini a 1,5. Oh, dopo questo gli posso dire ok e finalmente entriamo nel programma. Quindi mi fa vedere, questa è la finestra del programma. Ora qui in questo sistema operativo il menu me lo mette qua su in cima, se voi lo mettete su Windows ce l'avete qua giù. Allora, questo è il mio documento. Allora, che cosa si può fare con un documento di Scribus? Allora, abbiamo detto prima che un programma di impaginazione mi aiuta a portare degli elementi all'interno di uno spazio, che poi sarebbe il mio formato per la stampa. Allora, innanzitutto io questi elementi li devo poter disporre dove mi pare a me. E a volte abbiamo bisogno di guide geometriche, di degli spazi decisi proprio anche a volte su carta, dove all'interno dei quali io devo disporre i miei elementi. Per fare questo ci sono le cosiddette guide, che voi sicuramente sull'Illustrator le utilizzerete, penso, che anche qui si mettono come da Illustrator, si trascinano dal righello. Queste guide, ovviamente, è vero sì che c'è un righello che mi dice anche la lista, la posizione esatta dove posizionare la guida, però voi sapete che così, semplicemente trascinando con il mouse, se io voglio una guida ad esempio a 3 cm è difficile trascinare il mouse e trovare proprio 3 cm precisi. Quindi i programmi di impaginazione, questo per esempio Photoshop è un pochino più farraginoso fare questo, anche Illustrator non è molto facile. I programmi di impaginazione devono avere per forza un sistema che ci fa posizionare queste guide dove ci pare a noi. Qui su Scribus c'è una finestra, gestione linee guida, e c'è anche dal tasto destro, che mi fa, ad esempio, io aggiungo una nuova guida, gli dico che la voglio a 3 cm, gli dico ok, vabbè, e ci avrò una guida esattamente a 3 cm, perché gli ho scelto, ecco ora l'ho subito mossa, perché gli ho scelto io l'esatta posizione dove doveva stare la guida. Quindi da quella pagina di gestione linee guida io mi scelgo proprio il centimetro esatto, posso anche volendo modificare una che già c'è, io li scelgo in la posizione esatta per le mie guide. Poi, una volta che uno si è preparato tutta la griglia con tutte le sue guide eccetera, c'è il momento in cui bisogna andare a posizionare i nostri elementi. Per posizionare gli elementi ci sono una serie di icone sulla barra degli strumenti, come ad esempio, partiamo da questa lì, la cornice per le immagini. Allora, nei programmi di impaginazione, questo ve lo troverete anche su InDesign, in un certo senso anche Illustrator, quando noi inseriamo un'immagine all'interno del nostro lavoro, ci sono due parametri diversi che si possono cambiare. Uno è l'ingombro dell'immagine, che è la cornice dell'immagine stessa che mi contiene l'immagine. È semplicemente l'ingombro, nel senso che se io ingrandisco questa cornice, o rimpicciolisco questa cornice, o la distorgo, eccetera, eccetera, l'immagine dentro, all'immagine dentro non succede niente, non è che mi si ingrandisce anche l'immagine o mi si rimpiccolisce. Semplicemente io cambio il suo ingombro, cambio la sua cornice. All'interno di questa cornice poi ci vado a inserire l'immagine
che a sua volta la posso andare a ingrandire, rimpicciolire, spostare, eccetera. Però sono due cose diverse. La cornice e l'ingombro, e poi all'interno c'è l'elemento, e io posso modificarli, cioè li modifico separatamente. Allora, ad esempio, io dentro questa cornice ci vado a inserire un'immagine, che lo posso fare con il comando inserisci. Ora non me lo fa. Carica immagine, sì. C'è la scorciatoia da tastiera, in genere uno quando lavora con questi programmi molto spesso si impara tutte le scorciatoie da tastiera, voi lo sapete, perché sennò andare sempre dai menu. Quindi gli dico inserisci un'immagine, io vado a scegliere una che. Se riesco a trovarla nel computer del mio amico, dunque, scrivania. Allora, dunque, ho inserito un'immagine nella mia cornice. Questa immagine è molto grande perché in realtà era un paesaggio con uno stagno, ora non lo so nemmeno bene. Allora, vedete che la cornice fuori e l'immagine dentro sono indipendenti totalmente. Io posso ingrandire o rimpicciolire la mia cornice e all'immagine dentro non succede niente. Allora, come faccio a cambiare i settaggi di questi due elementi, sia la cornice che l'elemento dentro? Allora, vabbè che io a mano posso andare a prendere le manigline, eccetera, eccetera, però facendolo a mano non si riesce a essere abbastanza precisi. Quindi ci vuole un silenzio, per piacere. Perché piove? Piove? Sì, c'è il puzzo di asfalto bagnato da morire. Piove, sì. Ma lo senti, no? Te lo senti il puzzo? Se c'è il puzzo non si immite che piove. No, no. Vieni a vedere. Piove? Vai, piove un pochino. Allora, dunque, c'è questa finestra proprietà che è una finestra importantissima, perché con questa si vanno a modificare un sacco di proprietà diverse per un sacco di elementi differenti. Una di queste è decisamente le cornici. Ad esempio, io ho questa cornice e io li posso decidere. Ok, li posso decidere la posizione X e la posizione Y, che voi lo sapete che significano: la X è la posizione sull'asse delle X, quindi orizzontalmente, e la Y è la posizione sull'asse dell'Y. Questo ce l'avete anche in Illustrator, no? In base a cosa è definita questa posizione X e Y? In base a un fulcro che io posso scegliere di metterglielo o al centro o nei quattro angoli principali, esattamente come ci avete su Illustrator. Quindi se io voglio che la mia cornice immagine sia posizionata esattamente a 3 cm sull'asse delle Y, io non faccio altro che scriverlo qui e mi viene posizionata esattamente dove gli dico io. E poi ci sono i parametri per la larghezza della mia cornice, per l'altezza della mia cornice, per la rotazione, quindi se la volessi ruotare. Quindi mettiamo che io voglio la mia cornice che sia larga 13 cm. E la mia cornice viene allargata esattamente 13 cm. E questa è la cornice. L'immagine al suo interno invece, sempre dal pannello proprietà, bisogna aprire la parte relativa all'immagine, che è subito sotto. Ecco, in questo caso si va a modificare l'immagine all'interno e non la cornice, nel senso che io li posso decidere anche qui dove deve stare l'immagine sull'asse delle X, all'interno della cornice però, sull'asse delle Y, sempre all'interno della cornice. Ad esempio, se io gli dico che sull'asse della X deve stare a 0,
La mia immagine mi viene posizionata a zero, però non rispetto a tutto il documento, ma rispetto alla cornice. Quindi è proprio posiziono l'immagine dentro rispetto alla cornice che la contiene. Se io la voglio mettere su in cima precisamente, li metto 0 e 0. E mi viene posizionata, mi viene accostata all'angolo superiore sinistro. Poi, quanto deve essere grande questa immagine? Nel senso che questa qui era una foto molto grande e qui si vede solo un pezzo di cielo rispetto a un'immagine che in realtà è molto più grande, c'è anche altri elementi. Da qui, dalla scala, posso andare quindi ad esempio a ridurre le dimensioni dell'immagine, poi con la solita catenina li vado a mantenere le proporzioni, vediamo un po'. Ecco qua, l'ho scalata, l'ho messa al 10%, questa immagine infatti è comparsa tutta. E sotto mi dà anche un'indicazione sulla risoluzione, non so se avete fatto il rapporto che c'è fra risoluzione e grandezza effettiva dell'immagine, ma se io rimpicciolisco un'immagine la risoluzione mi sale, il rapporto è inversamente proporzionale. Peraltro c'ho anche la possibilità di adattare, questo è comodissimo, adatta l'immagine alla cornice in senso proporzionale se ci metto il segno di spunta, oppure distorcendola se ci tolgo il segno di spunta. Quindi una volta che ho deciso la cornice, poi vado dentro a modificare l'immagine a seconda di quello che mi serve, quanto mi serve grande eccetera eccetera. Oh, poi quindi questa è la cornice per le immagini. Io dentro le cornici per le immagini ci posso andare a mettere sia grafica raster, quindi foto, eccetera, JPEG, TIFF, eccetera. Ci posso anche, volendo, andare a caricare degli elementi in vettoriale, quindi salvati in EPS, salvati in PDF. Quindi ci posso mettere immagini di qualsiasi natura. L'altro importantissimo elemento ovviamente sono le cornici di testo, perché in qualsiasi prodotto stampato c'è del testo. Quindi per le cornici di testo c'è un'altra icona sempre sulla barra degli strumenti, dove io sempre mi apro, è un po' tipo la casella di testo di Word che avete usato tutti sicuramente. Il concetto è quello, io ci posso scrivere dentro quello che mi pare. Poi la cosa importantissima di tutti i programmi di impaginazione è che io questo testo me lo devo poter andare a modificare in maniera molto esaustiva, anche più di programmi che servono per le immagini tipo Photoshop, ma anche Illustrator. In genere tutte le opzioni sul testo che abbiamo nei programmi di impaginazione sono molto più complesse di quelle che trovate anche su Illustrator. Oh, peraltro Scribus ha una cosa, oddio che ho fatto, ha una cosa molto carina, che è l'editor di testi, che è questo qua, che è una finestrina all'interno della quale, scusate, mi è sparita, è una finestrina all'interno della quale io vado a fare le mie modifiche al testo, ad esempio, che ne so, gli cambio il tipo di font. E qui nella finestrina non vedo niente, perché questo qui mi fa vedere il testo senza formattazioni. Per vedere le formattazioni devo andare a aggiornare con un pulsante quassù e me le fa vedere direttamente nel documento. Quindi volendo, la cosa comoda è che io in questa finestrina, volendo, ci posso buttare un qualsiasi genere di testo, anche da un sito web, da un editor di testi qualsiasi, da Word, che mi toglie tutte quante le formattazioni, e poi io da qui vado a inserire le formattazioni che mi servono per il mio documento. E cosa le cose importanti, ora qui c'è un po' poco testo, vediamo se faccio un copia e incolla al volo. Solito copia e incolla per avere un po' di linee di testo in più. Oh, allora, io mettiamoci un paragrafo di testo.
ovviamente io questo paragrafo devo poter allinearlo. Non so se sapete che in qualsiasi programma per la scrittura ci sono due tipi di formattazioni, le formattazioni di carattere e le formattazioni di paragrafo. Per paragrafo si intende tutto il testo che voi scrivete tra degli accapi, quindi tutte le volte che vado a capo mi cambia di paragrafo. Per formattazioni si intende una serie di cambiamenti e abbellimenti che io faccio al mio testo, quindi se io ho delle formattazioni di paragrafo, saranno delle formattazioni che mi agiscono all'interno di un intero paragrafo. Se invece ho delle formattazioni di carattere, per carattere si intende proprio quelli che io digito, e quindi saranno le formattazioni di carattere, saranno delle formattazioni che io vado a applicare alle singole lettere, alle singole parole. Entrambi questi tipi di formattazioni io posso farli ovviamente con un programma di impaginazione, ad esempio vi facevo vedere le formattazioni, l'allineamento, che è un tipo di formattazione di paragrafo, dove io decido come allineare il testo, cioè c'è l'allineamento a bandiera, quello lo sapete, con il testo allineato a sinistra, l'allineamento centrato per i titoli, quello a destra, il giustificato, insomma c'è una serie di allineamenti diversi che posso andare a decidere per il mio testo. Poi da qui li posso scegliere, vabbè, il font l'abbiamo visto, la grandezza in punti, la larghezza delle lettere e l'altezza delle lettere, che è questo qua, in genere il simbolino è la T con le freccettine, o in orizzontale o in verticale. In pratica che cosa succede? Che se io gli metto una percentuale diversa, le lettere mi vengono alzate o mi vengono ristrette. Se io gli metto le lettere alte, ora la mia prima frase gli ho messo le lettere alte 150, quindi un punto e mezzo rispetto a quello che erano, e quindi mi ha alzato le lettere. Ora, questo in genere non viene tanto usato per il fatto, perché se io voglio il font più grande, gli ingrandisco il corpo, gli aumento i punti, però a volte queste distorsioni possono essere utili per far rientrare un testo in uno spazio che magari solamente con il font e con il corpo non riesco a farcela entrare, ma che ne so, stringendo proprio leggermente le lettere riesco a farlo entrare in quello spazio che mi ero delimitata. Stessa cosa per la distanza fra le lettere, che è qui accanto, sempre espressa in percentuale, cosiddetto kerning. Se io prendo, questa è una formattazione di carattere, per le formattazioni di carattere devo andare a selezionare le mie parole, le mie frasi, il mio testo che voglio andare a cambiare. Se io gli metto una distanza fra le lettere di, mettiamo anche 20, così si vede bene, guardate che cosa succede, che le mie lettere mi vengono distanziate del 20%. Se io invece gli metto un valore negativo, ora la percentuale me lo farà, perché no, adesso lo devo cambiare, gli dovrei mettere punti anziché la percentuale, perché se no non, sì, me lo mette, allora come mai prima non me lo metteva, vediamo se ce la fa da qui. Se io gli diminuisco questa distanza fra le lettere, vedete cosa succede? Che le lettere mi vengono tutte ravvicinate. Questo è anche utilissimo perché mettete voi, state impaginando un libro che c'ha molto testo, a volte capita che ci sono delle frasi, un rigo che ha una sola parola, che questo è un errore di impaginazione. Quindi che cosa succede? Che quella parola che vi va a capo, voi dovete in qualche modo o farla salire al rigo di sopra, oppure spingere tutta la frase che c'è sopra in modo che al rigo di sotto ci sono più parole. Quindi questi strumenti servono a fare questo, per riuscire a far rientrare il testo negli spazi che vogliamo noi. Ovviamente non bisogna abusarne, perché non deve essere una cosa che si vede bene all'occhio, deve essere una cosa che un eventuale lettore a fatica nota, se non per niente, però per l'impaginatore sono delle cose proprio fondamentali.
Poi vabbè, ci sono un sacco di altre formattazioni che ora per mancanza di tempo nemmeno vi fa vedere, tutte l'apice, pedice, distanza tra paragrafi, interlinea, che peraltro si mettono anche da qua. Sempre dalla finestra proprietà, che vi ho detto è fondamentale, anche qui c'è la parte sul testo, e anche qui ci sono un sacco di altre formattazioni, ad esempio l'interlinea è la distanza fra le linee, che deve essere sempre minimo un punto e mezzo la grandezza del testo, però uno volendo la può anche aumentare a seconda dei propri bisogni. Gli stili, quindi c'è la possibilità di creare degli stili, quindi insomma anche per il testo ci sono tutti gli strumenti necessari che ci servono per poter impaginare il testo. Poi quindi testo e immagini, in genere i programmi di impaginazione come ad esempio Scribus, lo fa anche InDesign, qualche Express mi sembra non lo faccia, hanno la possibilità di inserire degli elementi in vettoriale, perché magari io ho bisogno di inserirci una forma semplice che non c'ho voglia di entrare nel programma per la gestione dei vettoriali per inserirla, ma lo voglio fare direttamente dal programma di impaginazione, e questo lo posso fare, cioè lo strumento, ci sono tutti gli strumenti proprio per la creazione di forme. Addirittura c'è quello per le curve di Bézier, se uno si vuole creare tutte le immagini da zero. Lo strumento per le linee, lo strumento per le forme. Mettiamo che io faccio una forma, ad esempio un pentagono, no, che mi è venuto? Un rombo. Sulla finestra proprietà c'è la voce forma. Alla voce forma, ora non trovo il pulsantino per la modifica, allora eccolo qui, era nascosto. Alla voce forma c'è un pulsante per la modifica della forma che mi apre una finestrina dove io ho tutti gli strumenti per lavorare in vettoriale. Quindi ad esempio posso andarmi a spostare nodi, posso andarmi ad aggiungere i nodini, posso andare a tirare fuori le maniglie, oh, certo, sì, si vedrai, sei tracciati. La cosa interessante ovviamente è che anche queste forme che io mi creo con queste curve di Bézier possono essere utilizzate o per farci scorrere il testo sopra, quindi se io ne so, in un volantino ho bisogno che il testo sia disposto su un'onda, io mi creo un'onda e poi ci faccio sopra, ci metto il testo sopra che mi segue questa forma. Oppure posso andare ad utilizzarla come cornice per un'immagine. Se io voglio un'immagine scontornata, tagliata in maniera particolare, io volendo posso andare a questa forma, la vado a convertire in cornice immagine e all'interno ci vado a inserire la mia foto, che ovviamente non si vede, ma c'è. Scusate, c'ho la finestra piccina, non riesco. La catenella, eccola qua. Eccoci. Quindi io l'immagine la metto dentro la cornice. Nei programmi di impaginazione questo in genere è il metodo che viene usato per scontornare le immagini. Lo fanno già in illustrio, penso, no? Quindi è la stessa cosa. Ludo, ce l'ho altri 10 minuti perché dovevo fare 40, però non so, ci si fa? Ok. Oh, allora, detto questo, vi ho fatto vedere un pochino le cose principali. Guardate, quando io vado a salvare, mettiamo io voglio andare a salvare in PDF. Ora poi non salverò, non lo fo da qui. Una
Ecco. Ma tosciando la reazione fra 10 minuti? Sì. Ah, perfetto, allora finisco. Guardate, questa è la finestra per salvare il PDF. Guardate quante cose ci sono, ma non solo qui nella scheda generale, ma ci sono veramente tantissime opzioni diverse da sapere per creare un PDF pronto per la stampa. Ora, negli ultimi 10 minuti, al di là di queste cose generali, e ci sarebbe da parlare tantissimo, però non c'è il tempo, vi ho portato qualche impaginato già fatto. Allora, chiudo questo documento. Allora, ad esempio, la cosa più semplice del mondo ora mi sostituisce fonte perché si vede c'è un qualcosa. Allora, un biglietto da visita ora mi ha un pochino sconvolto i fonte perché qui nel computer del mio amico non c'erano. Però, infatti, mi ha tolto tutti gli allineamenti del testo. Allora, un biglietto da visita. Un biglietto da visita in genere sono piccolini, alti 5, larghi, quello canonico è alto 5 cm e largo 8,5. Quindi quando io mi vado a creare un file per un biglietto da visita, mi scelgo un margine che abbia un senso, qui l'ho messo di 7 mm mi sembra. E poi mi scelgo una griglia all'interno della quale devo andare a posizionare i miei elementi. Quindi qui che cosa c'è? Dunque, sistemiamo questo testo che... Apro la casellina di testo, la modifica del testo, eccolo qui. Un ipotetico biglietto di un fotografo. C'è questo testo che mi è stata sconvolta... Silenzio per piacere. Allora, il testo era scritto con un altro font nel mio computer, quindi qua mi viene nascosto dalla cornice, cioè il testo dentro c'è però non si vede. In genere in tutte le cornici quando c'è del testo che non si vede, questo lo trovate anche su InDesign o nell'Adobe, ci viene un quadratino rosso con una X rossa. Questo significa che c'è del testo che non viene visualizzato. Quindi... No, ecco, ora è ritornato. Il senso di questo biglietto è che io volevo queste scritte, Claudio Caselli, fotografo, che fossero all'interno di queste due guide. Qui c'è un logo che non me l'ha visualizzato, poi ce lo rimetto perché mi sembra manca un plugin per vedere l'EPS. Questo logo e queste due scritte dovevano essere posizionate esattamente all'interno, nel centro del mio bigliettino. Quindi per posizionarle al centro esatto, io ho messo delle guide a un centimetro dal margine, sia sulla sinistra che sulla destra. Allora, ora che cosa succede? Che questo testo mi deve rientrare, la cosa che vi dicevo prima, questo testo mi deve rientrare fra queste due guide, però alla grandezza che l'ho messo, cioè 15 punti, alla grandezza che l'ho messo è troppo corto, cioè finisce prima della mia guida. Quindi lo devo allargare in qualche modo per poterlo farlo rientrare esattamente fra queste due guide. Ma che vuoi dire? Silenzio per piacere, dai sti vocioni, non sento niente. Allora, se io lo allargo un pochino, ecco, 7 è troppo, lo allargo di 5, ancora troppo poco, lo allargo di 3, purtroppo è, ecco, diciamo quasi perfetto, diciamo che avrei dovuto metterlo a 3, qualcosa, ma ora non c'ho voglia. La stessa cosa per la scritta che sta sotto.
la scritta che sta sotto la vado a restringere un attimino in modo che mi rientri fra le due guide. Che ne so, metto 30 anziché 40, vediamo un po'. Che vuoi? Ma cosa vuoi tranquillo? E l'ho fatta rientrare esattamente fra le due guide. Poi c'è il logo non me lo visualizza perché probabilmente quando il mio amico ha installato il programma nel computer non ha installato anche un altro pezzettino del programma che comunque ve lo installa in genere automaticamente, che si chiama Boss Script. E mi serve proprio per vedere le grafiche, una delle cose che mi fa vede gli EPS, file EPS sono file vettoriali. Ora qui non c'è, non ci posso mettere il file vettoriale, ma ci posso mettere un PNG. Un'immaginina che, se vedete, fra il logo e scritte mi stanno esattamente al centro di questo bigliettino. La scritta sotto l'ho impaginata con l'allineamento centrato, anche questa mi rientra all'interno dei margini, quindi va tutto bene. Poi ci ho messo una linea, silenzio per piacere, mamma mia, casino che fa. Allora, quindi il mio biglietto da visita teoricamente è finito. Il biglietto da visita è una cosa semplicissima, però vi faccio vedere un'altra cosa un pochino meno semplice. Ovvero un pieghevole a tre ante. Questo fa parte di un progetto di alcune lezioni che ho fatto l'anno scorso anche con la sorella di lei, una zizza. L'ho fatta qui con la sorella di lei. Allora, vediamo se riesco. Eccolo qua. Sempre mi darà problemi dei font sicuramente. Ok, c'erano i font sballati. Oh, allora non so, ecco qua. Allora, a parte che non mi ha trovato i font, però questo era un volantino sulla sicurezza sul lavoro, pieghevole a tre ante. Allora, qui rispetto a un biglietto da visita ovviamente le cose si complicano. Innanzitutto perché ci sono più pagine e nei programmi di impaginazione la cosa comoda è questa, che non potete magari fare su Illustrator. La cosa comoda è che c'è una finestra. Ora non trovo perché me la chiamano in un'altra maniera qui. Eccolo qui. Allora, c'ho una finestra che mi serve per tutti gli impaginati a più pagine, che mi fa vedere tutte le pagine che compongono il mio documento e volendo posso aggiungere pagine, eliminare pagine, eccetera. Allora, quindi in un documento del genere ovviamente è molto più complesso perché innanzitutto ci sono più guide, perché un pieghevole a tre ante ovviamente io devo impaginare gli elementi in modo che all'interno sia diviso in ante e quindi io devo mettere delle guide che mi segnano le pieghe delle ante e fra queste guide io ci dispongo i miei elementi. Le cose difficili sono dover fare queste cose qui. A parte tutte le guide, quando io ho una serie di immaginine che devo andare a mettere in una griglia ben precisa, tutte a dimensione, con gli spazi uguali, e mi deve tornare perfettamente tutto. Se voi guardate tutte queste piccole icone, che poi sono i simboli della sicurezza del lavoro, sono tutte disposte in maniera molto simmetrica, molto precisa, al millimetro. E queste cose portano via tantissimo tempo, perché dopo aver fatto la progettazione grafica, quindi dopo aver pensato quali elementi voglio metterci, poi tutto il resto è un po' un gioco alla Tetris, nel senso che io tutti gli elementi li devo incastrare in modo che torni tutto.
E anche il testo è molto noioso da dover mettere, perché c'è il discorso che vi avevo detto prima. Devo far tornare tutte le righe, perché poi mi danno poco testo, più testo, lo devo, a seconda delle ante che ho, lo devo disporre in maniera analoga all'altra anta, quindi non è proprio una cosa facile, ci vuole un sacco di tempo per impaginare. L'ultima cosa che vi dico, che poi è rirazione. Dunque, anche qui, ecco, per esempio, questa immagine sotto con questo cappellino. Questa immagine sotto è un'immagine raster che ho creato con GIMP, che è l'altro programma di manipolazione delle immagini per immagini raster. Ci sta che a volte uno, quando impagina, abbia bisogno di immagini che non si possono fare con il vettoriale, perché sono un attimino più complesse, ci sono sfumature, eccetera, e quindi vanno create con altri programmi. Quindi io questa immagine l'ho fatta con GIMP e poi l'ho messa all'interno di questo documento con la cornice immagine. Ora qui tutto il font ovviamente non ce l'ho, qui c'era un font particolare perché era pensato in modo che questo cappellino giallo facesse da puntino sulla I di sicuro di questa scritta qui. Poi i loghi, che sono sempre noiosissimi da mettere, perché quando le persone che vogliono il volantino ti danno i loghi, sono sempre a risoluzioni pessime, prese dal web, quindi è sempre un po' una lotta mettere i loghi nel volantino proprio. Oh, dunque l'ultima cosa che vi volevo dire è che il programma di quando uno va a fare un qualsiasi genere di impaginato, c'è tutto un lavoro a monte di organizzazione che va anche un po' al di là, poi al momento tecnico in cui inserisco gli elementi. Infatti una cosa proprio importantissima da fare è sistemarsi tutti i propri elementi all'interno di cartelline organizzate. Cioè, se io il biglietto da visita che vi ho fatto vedere prima è una cartella dove all'interno, a parte, vabbè, c'è il file.sla che è il file creato con Scribus, però poi ci sono due cartelline. In una ci ho messo tutti i testi che si aprono con il text editor, questi in genere ve li dà il cliente, uno poi li copia e li incolla di là, appunto. Ma una cosa importantissima per i programmi di impaginazione è avere una cartella con i cosiddetti collegamenti. I collegamenti sono tutte le immagini che vengono messe nell'impaginato e che è importante che stiano nella solita cartellina, in modo che il computer riesca ad andarli a prendere velocemente. Quindi è molto importante farsi delle cartelle ben organizzate con all'interno tutti i file necessari per la propria impaginazione.